Mister, allora, l'hai già anticipato un po' domenica, sfida complicata perché al di là della classifica si va su uno dei campi più scomodi per ambiente del campionato, una squadra che prima di perdere con la Giana aveva infilato una serie di vittorie, là davanti a uno come Brega che forse è l'attaccante più forte fra quelle che lottano per la salvezza, dato l'anno scorso al Carpi fece 3 gol con l'Agnanese, insomma tante insidie per confermare il vostro buon momento. Sì, hai detto bene tu, una partita complicata per tanti motivi. Voglio vedere però da parte della mia squadra un salto di maturità, anche perché arriviamo da un momento positivo e dobbiamo portarlo al nostro favore. E non sarà facile perché ci sarà da battagliare. La squadra in questo momento tanti risultati così di fila l'aveva fatti solo all'inizio della tua gestione, poi è andata sempre un po' a strappi. Adesso che ha trovato continuità, vedi anche nella testa, nell'entusiasmo, un qualcosa di diverso che può farti essere fiducioso per le ultime 5 gare. Più che altro vedo la convinzione di questo gruppo per cercare di raggiungere un obiettivo importante per come si è messa la stagione e questo mi fa ben sperare. Sta a noi dimostrare sul campo perché quello che conta non sono le parole ma è il rettangolo verde con le prestazioni e con la voglia di uscire che abbiamo dato tutto. Dopo una prova come quella di domenica, l'idea magari da fuori è che si possa confermare la squadra, visto che praticamente tutti hanno dato il 100%. Pensi invece insomma, con una gara al giovedì rispetto alla domenica cambierai qualcosa, farai un piccolo turnover o comunque dopo si torna a giocare fra altri 12, 13, 10 giorni e quindi insomma l'idea può essere anche quella di riconfermare il Carpi. Hai ancora dei dubbi? Diciamo che con la settimana così corta qualche dubbio ce l'ho, vediamo di togliermelo ancora un giorno per pensare, per tanti motivi. Sicuramente chi andrà in campo sa cosa deve fare, sa cosa deve dare per il contributo per fare una grande partita, ecco.